vogliamo celebrare questa Eucaristia in questo giorno così caratteristico che è l'Epifania del Signore. Cristianamente è la manifestazione di Gesù Cristo a tutte le genti. Noi che eravamo i pagani rispetto a Israele, Gesù si è manifestato anche ai pagani, perciò anche a noi. Ed è un atteggiamento molto, molto importante questo, perché non è venuto solo per Israele, ma è venuto per tutte le genti. Anche se vicino a questo valore cristiano, nella nostra società si è sviluppato molto il senso invece un po' pagano, anche se molto bello, molto delicato, molto familiare, cioè quello della Befana. Ecco, la Befana è una cosa, l'Epifania sarebbe un'altra cosa. Però credo che a Dio non dispiaccia che si faccia anche la Befana, specialmente come era una volta questa grande festa per i bambini, di sorpresa, di ammirazione, oltre che essere, diciamo, semplicemente utilitaristica, perché era solo in funzione dei doni, però è un gesto, un qualcosa di bello, anche se semplicemente umano. Ecco, sottolineo la differenza, perché è giusto anche tenere la differenza. Altro è la Befana e altro è la manifestazione del Signore, cioè l'Epifania. Però l'uno e l'altro insieme non stanno male, anzi. Pensate che quando hanno dichiarato abolite tutte le feste religiose infrasettimana, c'era anche l'Epifania, che proprio a volere della gente hanno dovuto rimettere la festa religiosa anche proprio per il valore della Befana, non per il valore dell'Epifania, per il valore della Befana. Cioè, vedete che anche la tradizione umana è molto importante, bisogna rispettarla. Difatti è una delle poche feste religiose che si celebrano durante la settimana, una volta ce n'erano tante. Ecco, questo per nozione. Per noi teniamo presente che il Signore è qui proprio per noi e vuole manifestarsi a noi, vuole donare a noi se stesso. Lui vive sempre con noi, ma noi non ce ne accorgiamo tante volte. Ecco, che questa festa possa aiutare noi a essere più presenti alla sua presenza in noi per ascoltarlo molto di più. E chiediamogli perdono per tutte quelle volte che l'abbiamo trascurato e abbiamo pensato solo alla Befana. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di camelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Dio adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Dio adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dio adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidata a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai sei santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutto Gerusalemme. Riunito tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Le risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorare». Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella provarono molta gioia, una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero il ritorno al loro paese. Parola del Signore. Ecco, che lo Spirito di Dio possa illuminare ciascuno di noi anche su questa grande festa, guardandola proprio sotto l'aspetto cristiano.
come dice il profeta Isaia nella prima lettura, proprio richiama a tutto Israele, Gerusalemme, a gioire, perché la luce è arrivata, viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Ecco, la luce che è Gesù Cristo, che è l'amore di Dio, che vuole essere portato nel mondo per ridonarla a noi, che l'abbiamo persa attraverso il peccato. Il nostro peccato quotidiano, con i pensieri, con la lingua, con gli occhi, con tutti noi stessi, con anche con le altre persone che stanno vicino a noi o lontane. Ecco, noi è facile peccare, facile giudicare, facile vivere da egoisti. Ecco, questa luce che viene, viene proprio per liberarci da questo egoismo, da questo esagerato pensare a noi stessi e volere solo il nostro bene, trascurando anche quello degli altri. Ecco, Gesù che è la luce, uno dei primi significati dell'Epifania, luce che viene nelle tenebre, che viene a portare al mondo il Salvatore, che è Gesù. E questa luce è importante, e anche qui sopra di noi, come sopra di noi c'è lo Spirito del Signore, come sopra di noi c'è sempre Dio, come dice il Vangelo, lo Spirito del Signore è sopra di te. A noi spetta accoglierlo proprio, accoglierlo col cuore. E non è un rito, è proprio una necessità, perché accogliere lo Spirito del Signore, accogliere Gesù Cristo, accogliere questa luce, è quello che è necessario per il nostro vivere quotidiano. Perché le luci false sono molte. Difatti il mondo anche di adesso va verso la luce falsa, che è una tenebra, non è più luce. È un qualcosa che alle volte sembra piacevole, ma che dopo ci autodistruggiamo con quello che noi credevamo un bene. Dio invece ci viene a dare la vera luce, che è l'amore. Essere capaci di amare, di perdonare a noi stessi, in famiglia e fuori. Essere persone mature, un concetto che, vedete, che specialmente per il Natale ripeteremo, abbiamo ripetuto sempre, e lo ripeteremo ancora nella Quaresima e nel tempo di Pasqua, proprio perché è la bellezza e la novità di vita che Gesù è venuto a portare, che è la vita, la bellezza, la vita del cristiano. Possiamo essere ricchi, possiamo essere di in autorità, avere prestigio, avere soldi, avere quello che volete, ma se l'uomo dentro non ha l'amore di Dio, non va niente. Ecco perché la novità che il Signore è venuto a portare e anche vuole che venga manifestata a tutti gli uomini è importante per lo sviluppo, la crescita e la maturazione di ogni persona. Ogni persona ha il diritto di ricevere questo dono di Dio, la capacità di amare, avere dentro di noi la pienezza dello Spirito. Tutti dovremmo avere il diritto e anche il dovere di avere. Ecco che nel mondo allora ci sarebbe la vera pace, la vera vita. Ecco, noi che siamo fortunati che la parola ci svela questo, ecco che il Signore proprio ci dia di scoprire che non è i piaceri umani che servono, anche se possono dare quel po' di soddisfazione, diciamo. A me piace molto sciare, in questo tempo c'è le code sull'Alto Brennero per andare a sciare sui monti perché c'è tanta neve, e sciare, scendere, è molto bello, sa una soddisfazione enorme. Però, fratelli miei, arrivati in fondo, è finita. Non è che ci cambi i problemi della vita. Non è che, certo, ci dà una soddisfazione, anche un po' di salute, e tornando a casa la sera stanchi si dorme meglio. Però a lunedì mattina bisogna alzarsi perché i problemi ci sono ancora. Dio invece ci scioglie i problemi, anche senza andare a sciare.
non è che ci dice fate meno di andare a Sià, no? Se vuoi va pure perché è una cosa buona, ma non è lì la vita. Cerca anche Dio, cerca la sua parola, cerca questa luce che è dentro di noi poi. Questa luce che è qui, che vuole entrare, vuole stare dentro di noi e che Gesù vuole veramente stare con noi sempre per aiutarci a vivere e aiutarci a sciogliere i problemi. Ecco, questo annuncio, l'annuncio del Kerima, è importantissimo sempre ripeterlo e ricordarlo, proprio perché ci tira fuori dalle tenebre e ci dà la luce, ci tira fuori dalle nostre schiavitù piene di paura, di ansia e di tribolazione e ci dà una serenità, una certezza, un coraggio di vivere con la potenza stessa di Dio. Avere questa potenza di Dio, questo spirito di Dio, avere questa capacità di amare, è questa la grandezza dell'uomo. Non è avere chissà che cosa. Non è tanto aspettare, è proprio è donare amore agli altri. E fare questo passaggio dall'aspettare all'esigere, che è egoismo in fondo, a invece a donare, che diventa l'amore vero, e ci occorre tutto un cammino di fede da fare. È una liberazione che Dio vuole donarci. Ecco che allora anche, come dice Isaia, no? Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti coloro che si sono radunati vengono a te. Ecco che parla di questa luce. Tutti devono essere illuminati da questa luce. E la luce è Dio che si svela, ecco, in Gesù Cristo. Che anche il fatto, diciamo, tanto studiato, tanto discusso dei re magi, sì, è un fatto che è molto umano, diciamo, però è molto significativo. Hanno visto una luce, una stella che li ha guidati a Gesù. Non è tanto star lì a discutere cos'è la stella, chi sono i re magi, da dove vengono, cosa hanno fatto, cosa hanno portato. Quello che è importante è che tutti gli uomini hanno bisogno di Gesù, luce, vita per ognuno. È solo Lui la via, la verità e la vita. È solo Lui la risurrezione. È solo Lui il liberatore. È solo Lui quel Dio tanto buono che è venuto nel mondo per liberare ciascuno di noi dal peccato e poter essere nella sua grazia, nel suo spirito, nella sua forza. E questa notizia deve essere manifestata, manifestando lo stesso Gesù Cristo. È arrivato Gesù, è arrivato il Salvatore, è arrivata la luce, è arrivata la vita. Ecco, viviamola noi per poi annunciarla anche a tutti gli altri. Ecco, volevo avvisare che, dato che oggi è l'ultimo giorno del tempo natalizio, vogliamo fare anche la preghiera questa sera. Verso le 20:30 celebreremo l'Eucaristia e poi faremo alcune preghiere di adorazione e anche di benedizione. Verso le 5, per chi interessa, verso le 17, adesso, tra tre quarti d'ora, per chi interessa, qui in chiesa lasceremo Gesù esposto fino alle 7. Alle 7 celebreremo il Vespro per chi c'è presente e poi faremo un po' di sosta e poi alle 8:20, alle 20:30 inizieremo a pregare ancora, anche per terminare un po' il tempo natalizio, ma anche per chiedere al Signore luce, forza, spirito per il nuovo anno, questo anno pieno di luce, pieno anche per la famiglia, perché dovrebbe essere un anno particolare della famiglia, perché venga riscoperta, rinnovata e sentirci orgogliosi della famiglia cristiana. Ecco, adesso il Vespro non c'è perché lo faremo dopo, più tardi. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio e grazie anche a voi tutti.